presentata questa mattina presso il Palazzo della Provincia di Arezzo la 7ª edizione del premio Semplicemente Donna. Una manifestazione nata con l'obiettivo di smuovere le coscienze attorno al delicato tema della violenza di genere. L'obiettivo ambizioso è quello di, attraverso la comunicazione, di rilanciare un messaggio di forza e di coraggio, attraverso le storie e il racconto di queste donne che appunto saranno premiate. Tant'è che il premio non solo ha un programma, diciamo, si risolve, si concentra nell'evento di premiazione, ma ha un programma più ampio, che è quello dell'incontro con gli studenti delle scuole secondarie superiori, e durante i quali appunto gli studenti hanno modo di ascoltare direttamente le storie di queste donne, quindi cercando di conoscere più direttamente. L'edizione 2019, che ha ricevuto il patrocinio della Camera dei Deputati, è in calendario per il prossimo 22 novembre. Le premiate di quest'anno rappresentano un po' una situazione trasversale del problema della violenza alle donne, quindi storie raccapriccianti, storie di violenza nuda e cruda, ma anche storie di riscatto, e quindi di donne che si sono impegnate a tutto campo per portare avanti i propri desideri e raggiungere i propri obiettivi. Ad ospitare la manifestazione sarà il Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Raccontare e sentire le esperienze delle donne che saranno premiate in quella sera, come anche peraltro nelle precedenti edizioni a cui ho assistito, lascerà sicuramente anche nel cuore dei partecipanti un messaggio, che è un messaggio che dovrà far riflettere, perché queste esperienze sono tutte quante molto significative.